Certo, se dovessimo entrare con profondità in questo testo del Vangelo di Luca che ci parla di Zaccheo, oggi siamo nella 31ª domenica del tempo ordinario. Se dovessimo entrare in profondità, anche noi rimarremmo stupiti e scossi, un po' come Zaccheo, dal vedere Gesù. E di fatto oggi un po' tutta la liturgia, anche la prima lettura, adesso ne parliamo anche un attimo, ci parla di questo vedere Gesù, questo vedere Dio. Quando noi sentiamo questa parola, vedere Dio, la prima cosa che pensiamo è che non si può vedere Dio. Anzi, anche lui lo dice: nessuno può vedere me e rimanere vivo. Allora diciamo, che cosa vuol dire allora questo vedere Dio? Noi tutti vorremmo vedere Dio, ma il modo con cui vogliamo vedere Dio non corrisponde alla possibilità di vedere Dio, perché Dio è spirito e dunque non lo possiamo vedere con gli occhi della carne. Bisogna vedere con il cuore, potremmo dire così, o con lo spirito, o con l'anima. Anche il piccolo principe, no? Diceva, non si vede bene che con il cuore. E allora ecco, le letture di oggi ci invitano ad avere occhi interiori, occhi del cuore, per vedere Dio. E allora la prima lettura che abbiamo ascoltata è una delle pagine magnifiche della Sacra Scrittura, nei testi sapienziali che ci parlano di Dio. Qui direi che l'esperienza religiosa di Israele raggiunge uno dei suoi vertici più elevati. Sono tante questi vertici elevati nella storia religiosa di Israele, no? Nell'esperienza religiosa di Israele. Noi oggi viviamo ancora di questa esperienza religiosa unica che questo popolo particolare ha fatto e ha trasmesso. Poi abbiamo avuto il dono di incontrare Gesù, che è l'incarnazione di Dio, e l'abbiamo visto anche con occhi umani. Ma qui in questa pagina sarebbe bello rileggerla poi anche per conto vostro personalmente, perché ci sono delle cose splendide in questa pagina. Quando dice ad esempio chi è Dio, vedere Dio, che cosa vuol dire vedere Dio? Chi è questo Dio? Tutto il mondo davanti a te è come la polvere sulla bilancia. Oggi, mentre l'uomo va scrutando sempre più profondamente l'universo, anche con il telescopio James Webb, no? Scopriamo delle cose impensabili nelle profondità dello spazio e ci rendiamo conto di quanto sia così immenso l'universo che facciamo fatica anche solo a farcene un'idea. Ma se l'universo, di cui facciamo fatica a farcene un'idea, tanto è grande, immenso e tante volte inspiegabile ancora, che cosa sarà Dio se tutto l'universo non è neanche un granello di polvere sulla bilancia? Per dire, no? Quindi questa altissima visione di Dio che ha, ma di fronte a questo Dio così elevato, così onnipotente, così eterno,
così grande, superiore a tutto quello che possiamo pensare. Di fronte a questo Dio, Israele capisce una cosa di Dio, ed è questa: hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il pentimento. È un Dio infinitamente paziente, clemente. Dio si distingue non tanto per la sua grandezza, ma per la sua bontà. Nessuna religione ha mai parlato di Dio in questo modo. Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna cosa che hai creato. E poi dice: tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue. Signore, amante della vita. E dice: come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi creata? E ancora, tu correggi a poco quelli che sbagliano. Non fa come facciamo noi. A poco fa con noi, fa così. Ci corregge a poco, li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché messa da parte ogni malizia credono in te. Il testo continua anche, no? Ma la lettura di oggi si presenta questa lettura magnifica di Dio come l'Onnipotente che ha cura, compassione, pietà, che è clemente, paziente, buono verso tutti e allora anche verso di noi, di ciascuno di noi. Questa visione di Dio è una visione che è così grande, così bella, che se noi veramente impariamo a vedere Dio così, così lo vede Israele, così ce ne ha parlato nella sua esperienza religiosa, se noi impariamo a vedere Dio così, forse anche il nostro cuore diventa più buono, perché ci sentiamo avvolti da un amore di padre, dal cuore di un padre, di una madre, più grande dell'universo. E a qualche volta facciamo fatica a vedere Dio così, perché le vicende della vita ci lasciano un po' disorientati. Ma nulla sfugge alle mani di Dio. E ciò che sta a cuore a Dio non sono le cose, ma siamo noi, ciascuno di noi. Dio, noi stiamo veramente a cuore a Dio. E qual è la preoccupazione di Dio per ciascuno di noi? Il nostro cuore. È vero che noi abbiamo bisogno della salute per stare bene, abbiamo bisogno economicamente di non avere problemi. Abbiamo bisogno di, di essere delle persone che possano vivere una vita serena, e tante volte queste cose non ci sono. Ma ciò che sta a cuore a Dio è sì che abbiamo da mangiare, da bere, e Gesù ci insegna a pregare così: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma ciò che sta a cuore a Dio è il nostro cuore. Quale persona sono io? Se Dio è così, somiglio a questo Dio che è così oppure no? Questo
è ciò che sta a cuore a Dio, e di questo Dio ha cura del nostro cuore. E allora, certamente, la pagina di Zaccheo di fronte a questo rivela che veramente questo avviene nella vita di Zaccheo. Forse che Zaccheo aveva problemi di salute, corre davanti a tutti per salire sul sicomoro, probabilmente non aveva problemi di salute. Forse che aveva problemi di denaro, era ricco sfondato. Io mi sono chiesto, non so se potete chiedervelo anche voi, ma perché Zaccheo voleva vedere Gesù? Era una curiosità? Se era una curiosità, lo sguardo si sarebbe fermato all'esteriorità. Anche noi, quando guardiamo per curiosità, vediamo l'apparenza e quello che abbiamo visto o ci soddisfa o non ci soddisfa, ma ci basta. Se fosse stato così, Zaccheo non si sarebbe messo a correre e a salire sul sicomoro per vedere Gesù. Ma mi sono chiesto, ma perché Zaccheo aveva bisogno di vedere Gesù? E mi sono anche dato una risposta. Non so se poi è la stessa risposta che voi date a voi stessi. Zaccheo era un uomo ricco, era un uomo realizzato, aveva ottenuto dalla vita quello che voleva. Tutti lo rispettavano, era capo dei pubblicani. Tutti quando lo vedevano lo salutavano con reverenza, era piccolo, non è che, e quindi lo salutavano ancora di più, perché poi magari se lo ignoravano perché era piccolo avevano un po' timore per le tasse, perché lui faceva pagare le tasse. Non possiamo immaginare, no, evidentemente. Perché voleva vedere Gesù? Che bisogno aveva di vedere Gesù? Probabilmente Zaccheo aveva tutto, dalla vita aveva tutto tranne una cosa, se stesso. Ho pensato che Zaccheo era insoddisfatto di se stesso, tant'è vero che poi quello che succede fa vedere come lui cambia. Probabilmente era insoddisfatto di se stesso, ma voi non siete mai insoddisfatti di voi stessi? Io sì. Non mi basto. Ma non mi basto perché non mi bastano le cose che ho, ma perché non basto a me stesso, non sono così contento di come sono. Vorrei essere una persona che corrisponde di più al mio ideale di persona umana, di uomo. Tanto più di uomo di Dio. Vorrei essere di più così. Non mi basto. C'è qualcosa che mi manca. Ma non sono delle cose ciò che mi manca. Sono io stesso che trovo in me che mi manca qualcosa che mi rende contento di me stesso. Possiamo essere noi contenti di noi stessi? Alle volte in modo passeggero sì, ma costantemente è un pochino più difficile. O uno non ci pensa e vive come capita, ma se ci si ferma a riflettere qualcosa gli manca. Allora Zaccheo voleva vedere Gesù, ma questo vedere Gesù non era un vedere fisico, perché quando io voglio vedere una persona, no? Dico, sì, voglio vedere questa persona, ma dopo che ho visto la faccia di questa persona, qui oggi ci sono anche volti nuovi che ringraziamo di essere presenti, ma quando ho visto, cosa ho visto? Non so chi è questa persona, l'ho vista, ma non so chi è. Sapere chi è e sapere cosa ha nel cuore. Vedere Gesù. Vedere chi è Gesù. Vedere il cuore di Gesù Cristo, un po' vedere quello che la prima lettura descrive, vederla in Gesù questo.
E Matteo, Zaccheo vede proprio questo, vede Gesù. E quando vede Gesù, vede anche se stesso. Quest'uomo che non era contento di se stesso. Se no, non si spiega la conversione, eh? Se uno è già contento di se stesso, non ha bisogno di andare a cercare Dio. Dice, io sono Dio per me stesso, cioè mi soddisfo da solo, e che bisogno ho di altri? Zaccheo, vedendo Gesù, vede anche se stesso, ma vede di essere amato così com'è, anche nella sua miseria, nel suo peccato, nella sua povertà umana. E lì decide di diventare povero fisicamente, un po' più povero fisicamente, cioè dei soldi, per essere più ricco umanamente. Sceglie di essere una persona migliore, di essere una persona umanamente ricca, perché così è più contento di sé e perciò dà via la metà di quello che ha. Allora vedete, vedere Gesù è sentirsi amati da Dio, così come siamo, perché è l'amore con cui siamo amati che ci rende migliori. Se mi permettete ancora qualche minuto, allora, siccome in questo mese, il 5 novembre, in Africa, verrà beatificata una suora del Cottolengo vissuta dal 1877 fino al 1925, andata in missione perché i padri della consolata avevano chiesto al Cottolengo se poteva dare delle suore per accompagnare i padri nell'evangelizzazione dell'Africa, del Kenya. Lei si è offerta per andare ed è stata là una ventina d'anni, e nel 1925 poi le suore sono poi ritornate alla piccola casa di Torino, perché i padri della consolata, Lalla Mano, aveva fondato le suore della consolata, quindi si serviva di loro. Sono ritornate alla casa di Torino e l'ultima a tornare è stata Suor Maria Carola, ma non è arrivata fino alla piccola casa, perché durante il viaggio, lei era partita che era già ammalata, durante il viaggio muore sul piroscafo e lì viene sepolta nelle acque del Mar Rosso. Maria Carola è diventata suora e ha chiesto di farsi missionaria perché ha visto Gesù. Non Gesù come immaginiamo noi, no, una visione, no, l'ha visto, come dicevamo qui, nello spirito, ha conosciuto il cuore di Cristo, ha visto Gesù. E quando è diventata suora, lei ha fatto una preghiera che poi si è avverata, una preghiera nella sua domanda di richiesta, no, al Signore, e dicendo che, allora usavano i ceri, no? Adesso usiamo l'olio delle lampade, usavano il cero, e diceva: io voglio essere sul tuo altare come questo cero che bruciando, cioè illuminando, si consuma. Consumandosi illumina e riscalda, come il fuoco, no? Consuma. E voglio per te, Signore Gesù, che di me si consumi tutto di me e che non resti traccia di me, se non la luce che avrò potuto diffondere di te nel cuore delle persone. Voglio che non rimanga nulla di me, voglio consumarmi totalmente, che non rimanga più nulla di me, dell'amor proprio, no? Non voglio conservare nulla di me, consumare tutto di me. E così è avvenuto, perché non abbiamo reliquie di Suor Maria Carola, almeno della carne, no? Perché è stata sepolta nel Mar Rosso e non abbiamo conservato nulla, naturalmente.
c'è qualche, c'è il crocifisso che è rimasto, qualcosa così, ma veramente è stata una donna che per amore di Dio, avendo visto Dio con gli occhi del suo cuore, come Dio ha amato fino alla consumazione di se stessa. E adesso la Chiesa la riconosce e la proclama beata. Sia lodato Gesù Cristo.